Questo programma è presentato da Banca Popolare Etica. Sono Nicola Emanuele, sono di Lamezia Terme, sono il responsabile della comunità Minori Luna Rossa. Il nostro motto è costruire ponti, costruire relazioni. Nicola, parliamo di immigrazione, una questione di fortissima attualità, a volte presentata come un'emergenza, ma che poi invece può convertirsi in opportunità innanzitutto per le persone che arrivano, per i ragazzi che arrivano e forse, perché no, pure per i nostri territori. Che mi dice a tal proposito? L'inquadramento della migrazione nella logica dell'emergenza è una lettura sbagliata, un'interpretazione sbagliata. Sicuramente noi come territorio non siamo attrezzati per gestire i flussi, cioè non riusciamo ad attrezzare bene la nostra organizzazione territoriale per gestire i flussi di migranti che arrivano, ma considerare quello che avviene come sbarchi nei territori italiani come situazione emergenziale è un'esagerazione, è anche forse un po' troppo strumentale. Ecco, bene, quindi il problema non sono gli immigrati che arrivano, ma l'attrezzarsi, l'essere pronti, il prepararsi. Qualcosa in più possiamo fare come comunità civile? Come comunità civile si può organizzare, si può modificare questa situazione, ma anche per vivere meglio un'esperienza di migrazione e di arrivo di persone. E non vedendole come persone che ci invadono, non vedendole come persone che occupano i nostri territori. E il problema è la normativa, il problema è la normativa che individua queste persone che arrivano senza autorizzazione dello Stato come persone che violano la legge e che quindi vanno trattate dal tutto il sistema di protezione, quindi dal Ministero dell'Interno, creando comunque una situazione di illegalità e di recupero della legalità delle persone stesse, cioè le persone che arrivano hanno commesso un reato nell'arrivare e pertanto devono passare da una serie di commissioni, di uffici della procura che gli devono dare le autorizzazioni a rimanere. E questo fa perdere del tempo, fa lasciare le persone nei centri di accoglienza e senza poter fare altro, quindi lì fermi a perdere il tempo, mentre sono persone che magari vorrebbero fare qualcosa di più.
Certo, sì, anche perché forse bisogna sfatare questa concezione che condizioni di illegalità, naturalmente nell'ambito della questione dell'immigrazione, coincida a volte il concetto di illegalità col concetto di delinquenza. Ecco, se è illegale sei un delinquente. Non tutti i ragazzi che arrivano sono delinquenti, si trovano in una condizione di illegalità forse per qualche problema, insomma qualche vuoto giuridico, però non. Citavi l'accoglienza, i luoghi di accoglienza. In questi anni abbiamo sentito al telegiornale, no? Principalmente noi altri che ci approcciamo all'accoglienza così attraverso i media, abbiamo sentito una serie di sigle, il CAS, lo SPRAR o altre, ancora altre sigle, altre definizioni. Ci vuoi spiegare un po' la differenza? Il sistema italiano di accoglienza prevede dei centri per la pronta accoglienza, cioè dei centri che si interessano di un'accoglienza subito dopo lo sbarco, che serve proprio per l'identificazione della persona, per verificare lo stato di salute, per capire come sta questa persona e per poi pensare allo spostamento della persona in un centro di, si chiamano, di seconda accoglienza. Quindi i centri di preaccoglienza si chiamano CAS, sono centri di accoglienza straordinaria, e la presenza, la permanenza all'interno del centro non può durare più di 60 giorni. Mentre nelle strutture legate all'accoglienza di secondo livello, che sarebbe l'accoglienza legata più all'integrazione, al favorire comunque la conoscenza dell'italiano, la permanenza sul territorio, la conoscenza delle regole dello Stato italiano, quelle hanno in base al tipo di soggetto, hanno un tempo di permanenza che varia per gli adulti da 6 agli 8 mesi, per i minori fino al raggiungimento della maggiore età. Quindi può durare un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, a seconda dell'età del minore. Quindi Nicola, perfetto, è chiara la differenza tra CAS e SPRAR. La vostra realtà, Luna Rossa, ha scelto quindi di lavorare per un'accoglienza di secondo livello, quindi siete uno SPRAR. Sì. Allora, prima di entrare nel merito, abbiamo sentito Maria Pia, la responsabile delle comunicazioni del Progetto Sud, che ci ha spiegato come Luna Rossa si inserisce all'interno del progetto. Da 44 anni alla Lamezia Terme la comunità Progetto Sud si è rivelata un grande contenitore di utilità sociale, di attenzione agli ultimi, di lavoro costante per il cambio di una cultura che sapesse guardare agli ultimi in chiave inclusiva. Qui nascono tanti servizi e soprattutto la mission della comunità Progetto Sud guarda al mondo della disabilità, della migrazione, della tutela ambientale e della cultura della legalità. E quindi lo SPRAR, seconda accoglienza, la scelta di Luna Rossa, occuparsi quindi di questa tipologia di immigrati. E, tra l'altro, lo SPRAR è anche il percorso che suggerisce la Chiesa italiana rispetto all'impegno squisitamente evangelico, cristiano, ma radicato nei diritti umani, universale, che è quello appunto dell'accoglienza degli ultimi. Come mai lo SPRAR, come mai la seconda accoglienza? Allora, abbiamo scelto di entrare nel sistema SPRAR perché è strutturato a rete nazionale. In effetti il sistema SPRAR collega comuni sensibili all'accoglienza su tutto il territorio nazionale e ha strutturato e gradualmente, col contributo dei progetti che sono collegati al sistema SPRAR, ha migliorato sempre più la forma di accoglienza, dando delle indicazioni, delle modalità di azione nell'accoglienza e con delle finalità che si avvicinavano a quelli che erano i nostri interessi, cioè quella della finalità dell'integrazione, la finalità del facilitare la relazione col territorio, e, la formazione, l'alfabetizzazione, degli elementi che sono centrali rispetto a quello che era il nostro obiettivo nell'accoglienza.
Sempre con Maria Pia abbiamo appreso un'altra specificità della vostra realtà, un'altra caratteristica. Guardiamo un attimo questa clip. Anche il mondo delle migrazioni non è disatteso dall'accoglienza, quindi della comunità Progetto Sud. La casa per minori non accompagnati Luna Rossa accoglie giovani migranti, appunto minori, per i quali cerca di creare le condizioni di vita e di futuro, programmando non solo l'inserimento scolastico, educativo e culturale, ma anche quello lavorativo. Bene Nicola, questo volevo sottolineare. In particolare voi vi occupate di una categoria ancora che va a rafforzare il concetto di fragilità, minori non accompagnati. Sì, abbiamo scelto di intervenire con i minori non accompagnati per due motivi. Il primo perché rientravano nella categoria dei vulnerabili e quindi delle persone con un gran pericolo rispetto ai flussi migratori. E quindi che era importante tutelare, quindi sui quali era importante intervenire, ma anche perché lavorare con i minori, cioè intervenire con i minori, significa investire sul futuro di un paese, significa investire sul futuro di una città. E questa è stata la scelta che noi abbiamo fatto. Incontrare i minori non significa solo accogliere, ma significa camminare insieme con dei ragazzi che crescono e che quindi saranno il futuro del territorio. E pertanto abbiamo scelto di muoverci con i minori per investire sul territorio, per farlo crescere. Tra l'altro ci siamo fatti un giro così informale prima, ho conosciuto qualcuno di loro, ecco, sicuramente ecco, dietro la vostra realtà, dietro quello che stiamo dicendo ci sono dei volti, delle storie e ho avuto modo anche di apprezzare, prendere atto di come arrivino pure dal mondo islamico, quindi mi viene in mente la Primavera Araba. Sì, noi abbiamo aperto la comunità proprio nel periodo della Primavera Araba, nel 2011. Ed era proprio per rispondere all'intervento, all'esigenza di liberazione rispetto all'oppressione araba. E qui abbiamo avuto tantissimi ragazzi che venivano direttamente dai luoghi di ribellione e trovavamo persone che facevano delle domande, che reagivano a momenti di oppressione dei propri stati e che chiedevano di poter essere se stessi, di poter esprimere la propria identità. E in questo era importante accogliere la richiesta, favorire il rasserenarsi dei giovani per poi sviluppare insieme i progetti educativi che li porteranno poi a realizzare se stessi. Incontrare muri non li aiuta a realizzarsi, non li aiuta a manifestare quelle che sono le esigenze, specie nei ragazzi, specie nei giovani. Qualche storia particolare che ti ha colpito? Sono tantissime le storie. Abbiamo avuto ragazzi che attraversavano il mare con la famiglia, ma purtroppo arrivavano da soli, i genitori morivano, quindi si trovavano in una situazione di minori che erano partiti per costruire un progetto familiare e che alla fine si trovano ad essere ragazzi da soli e che devono ripensarsi, riprogettarsi in autonomia. Eppure ora uno di questi ragazzi vive qui a Lamezia, si è sposato, lavora, ha avuto una bambina e quindi collabora anche con noi alcune volte per fare un po' di mediazione. È un ragazzo che trasmette quello che è il senso di aver ricostruito la propria vita al di là della tragedia, purtroppo, della migrazione. Ecco, quindi una sensibilità sociale verso i più vulnerabili che ha una valenza educativa profonda. Mi chiedevo se dietro quindi questa attività educativa, questi progetti educativi, ci fossero anche delle alleanze, dei supporti, ecco, delle intese. Allora, noi partiamo da una grossa struttura che è la Comunità Progetto Sud, che ha una
una serie di aree di intervento su vari ambiti, no? Sia l'aspetto sanitario ma anche l'aspetto formativo. Quindi noi lavoriamo molto come comunità Progetto Sud e quindi come comunità Luna Rossa nella formazione dei ragazzi e siamo molto preparati anche negli interventi complessi. Abbiamo avuto situazioni di ragazzi con problemi psichiatrici nei quali abbiamo costruito dei progetti e che li hanno aiutati a realizzarsi. Uno di questi, per esempio, è in una squadra olimpionica italiana. Cioè ci sono delle situazioni di persone che hanno dei traumi ma che riescono a superarle senza dover rientrare in un sistema di gestione della psichiatrico, però lì ci vogliono degli interventi mirati, delle persone esperte, delle persone che riescono a non inquadrare le persone in una patologia e il giovane si realizza e rientra in una normalità. Ma il nostro obiettivo grosso è quello della formazione e di preparare i ragazzi al lavoro futuro. Quindi il vivere nella comunità non è un vivere passivo, ma è costruirsi un progetto in cui si apprende la lingua, in cui si apprendono dei mestieri e ci si avvia poi ad un lavoro autonomo e personale, in cui si costruisce e si realizza il proprio progetto. In questo altri partner che ci hanno aiutato e ultimamente abbiamo stretto delle grosse collaborazioni è stata anche Banca Etica che ci ha aiutato nel realizzare un'integrazione ai nostri percorsi formativi con quella che è la finanza etica e la progettualità d'impresa che noi abbiamo sviluppato con loro. E quindi tutti i corsi che noi facciamo hanno un modulo che è dedicato a banca etica legato alla presentazione di quelli che sono gli strumenti finanziari, ma anche a quelle che sono le potenzialità di costruzione di impresa o di lavoro autonomo che i ragazzi potrebbero fare, con la possibilità di avere un supporto da parte dei volontari di banca etica nella realizzazione degli obiettivi personali. Molto interessante, tra l'altro ho visto questa pubblicazione, Una città cresce insieme, Luna Rossa nell'esperienza dell'associazione, riassume probabilmente più o meno quello che ci siamo detti. Sì, riassume un po' il nostro impegno per far crescere la città, per crescere anche noi all'interno della città con i ragazzi di Luna Rossa. Tutti gli obiettivi che noi abbiamo raggiunto e che sono serviti a favorire quella che era l'inclusione ma anche la relazione dei giovani all'interno del territorio, tanto da rendere normale la presenza di ragazzi stranieri all'interno del territorio, all'interno delle scuole, all'interno del mondo del lavoro. Nicola, il momento del tutorial, cosa ci raccontate? Allora, noi abbiamo pensato per il tutorial di farvi vedere un laboratorio tipo che noi facciamo con i ragazzi due volte alla settimana per avviarli comunque alla cucina italiana, quindi alla preparazione di piatti tipici italiani. In questo ci sta aiutando un ragazzo che è stato anche da noi come comunità e che è ora integrato, lavora in un ristorante di Lamezia, che preparerà insieme con voi e vi presenterà la preparazione di un pasto tradizionale, quindi il calzone fritto. Ecco a voi il tutorial di Sayed. Allora, lui è Buba, viene dal Senegal, e lui è Suleiman, viene dal Pakistan, lui è Omar, viene dal Sudan, e io sono Sayed, vengo dall'Egitto, ho 23 anni, sono un ex ragazzo della comunità, ci ho vissuto qui per 2 anni e mezzo, e adesso lavoro in un agriturismo, faccio il pizzaiolo, anche cucina, e ogni tanto vengo qui in comunità per fare il laboratorio con i ragazzi, mi fa sempre piacere perché comunque ci ho vissuto qui per un bel periodo.
capisco quello che passano qui perché l'ho passato anche io, quindi vengo a fargli un pochettino, a passare un po' di tempo, a fare un po' di cucina italiana, in modo che riescono anche ad integrarsi anche a livello di cucina. Allora, noi stiamo facendo un classico calzone fritto, e adesso cominceranno i ragazzi a farcire i calzoni. Vai Salomon, fagli vedere come va farcito. Questo è un calzone che si farcisce col sugo, mozzarella, e poi si possono anche fare diversi tipi, tonno e cipolla, dipende dal gusto che ne vuole. È fatto sempre con l'impasto classico della pizza, non è un impasto particolare, è un classico impasto normale. Stiamo facendo questo laboratorio con i ragazzi in modo che riescano ad imparare qualcosa di nuovo, anche integrarsi nella cucina italiana, tutto qui. Ora ho messo la salsa, la mozzarella, un po' di cipolla, adesso lo sta chiudendo. C'è una procedura un pochettino a chiuderlo, un po' difficile, in modo che non si apre quando si frigge, quindi ci vuole un po' di tempo. Va bene? E adesso lo va a friggere. Spostati. Ed ecco la finale del procedimento del calzone fritto e adesso è pronto per mangiare. Bene, simpaticissimo anche Sayed con i suoi amici. Un momento anche nella sua semplicità molto toccante. Nicola, siamo ai saluti, ai ringraziamenti. Innanzitutto vi ringraziamo perché ci avete accolto ed è stata un'accoglienza veramente stupenda. A proposito, abbiamo parlato di accoglienza e da qui si vede che siete le persone giuste. E non so se ti senti di dire un'ultima parolina ai giovani che sono i destinatari di questo programma. Allora, io penso che i giovani devono capire che il mondo della migrazione non è un mondo a sé, che viaggia a sé, ma sono persone che arrivano qui da noi in Italia, sono persone con le quali si possono costruire dei grandi progetti e che possono essere da grande stimolo per quello che è la costruzione del futuro delle persone stesse, ma anche dei giovani che li incontrano. Quindi di vedere le persone, i giovani stranieri, non come l'altro al di fuori di noi, ma come una persona da incontrare, da conoscere, al di là di quello che è il colore della pelle o delle tradizioni culturali. Nell'incontro si arriverà comunque a costruire un qualcosa di nuovo e che arricchisce tutti.